Ai sapori del sole la sfida è servita, la tensione è altissima. Onestamente non pensavo, ma le ragazze sono molto molto tese e devo dire che sono molto attente a quello che stanno facendo. Allora io chiedo subito ai ragazzi di cambiare banco, come normalmente facciamo in ogni puntata, quindi cambio banco, ma anche voi ragazzi vi vedo attenti, noi siamo attenti ma tranquilli, perché devo dire che loro stanno, perlomeno Anna ha volato e è quasi pronta, praticamente sta ultimando il suo panino, che va bene, nel senso che possiamo tranquillamente già servirlo e portarlo ai giudici. Ok, dopo me. Quando finirà, allora vediamo un po' Ale, cosa hai trovato invece al banco di... tutto ordinato al banco di Mattia? Sì, diciamo, c'è un po' di roba sparsa di qua, di là. Lo senti? Mini pimer sporco che ha sporcato la tovaglia, cioè guarda, una cosa adesso proprio... bisogna cambiare. Un disordine di disarmante. Quando oggi non può dire che è merito suo, capito? Perché Anna ha già finito, quindi deve trovare qualche altro appiglio. Vediamo cosa farà Camilla, che ha voluto complicarsi un po' la vita, però secondo me ci sta, perché Camilla ha usato comunque dei prodotti estivi, quindi il friggitello, il pomodoro. Esatto, vabbè, insomma, tanto sta facendo un bel lavoro. I minuti ci sono ancora, quindi sì, li possono utilizzare. Certo, tutti. Possono utilizzarli tutti per fare. Senti, poi nel frattempo vedo che Camilla sta tagliuzzando il nostro friariello. Quindi si è fatto, si è fritto. Sì, sì. Oh, per la prima volta qualcuno durante questa edizione usa il timo. Oh, che per tu. Me è un'erba. No, me l'ha detto lei. È un'erba fondamentale in cucina. Ok. Nel pomodorino confì è proprio è il ideale. Suo. È la morte sua, diciamo, qui in Campania. Allora, loro stanno andando, la carne ancora non avete iniziato a cuocerla. Sì, sì. Invece da questo lato, Anna, tu sei velocissima, perché abbiamo visto anche nell'altra puntata. Nelle altre puntate. Seguiamo qui e poi tra un minuto cominciamo ad assaggiare magari quello. La cottura qui come la state facendo? Allora, la cottura la sta facendo, l'hamburger è un po' più piccolo rispetto a quello di Anna, e sale e pepe, olio ben caldo, padella calda, e prima da un lato e poi dall'altro. Va girato solo una volta l'hamburger, attenzione. Allora, invece, è molto importante. Bravo Poggi. Invece vi ricordo che sai, qui io, nel io, panino di Alessandro... Nella vita questo faccio. Vero. Alessandro ha utilizzato l'hamburger, ha utilizzato un pesto di rucola, vi ricordo insomma che la nostra rucola è la rucola IGP, ne siamo felicissimi di aver ottenuto questo riconoscimento, con la mozzarella di bufala e la crema di parmigiana, quindi insomma un panino veramente dove ci sono le eccellenze, quelle vere, quelle assolute. Allora ci siamo ragazze, ci siamo quasi. Vi ricordo gli 8 concorrenti, loro sono solo le prime due che hanno avuto accesso ai quarti di finale. Nelle prossime puntate, nelle prossime 3 puntate, rivedremo gli altri che hanno superato la prima fase e poi andremo alla semifinale con la sfida a coppia. Quindi sarà, non la perdete, mi raccomando, questa settimana è davvero piena di cose belle. Poi vedete la tensione, non se ne può. Allora, io direi di... ne state facendo un altro? Che cosa ha fatto? Ha finito in anticipo? Ma quello si è freddato? No, dice forse il pane ha iniziato a assorbire un po' i succhi eccetera. Ha rifatto il pane e adesso lo ricompone. Ok, appena siete pronti potete anche venire, sì, perché giustamente... Io lo farei. Sì. Ok. Sparmigiana sottomessa, sì. Vediamo un po'. Qui stanno andando, ok, portiamo il panino così recuperiamo un pochino di tempo. Bello. Com'è? Bello. Ragazzi, allora guardiamolo Mattia, così recuperiamo almeno la vista. Qui ti spengo? Sì. Devo dire, il pane l'avete scaldato, dove sei? Ah, io guarda, parlavo qua da sola. Sì, dai, così recuperiamo un po', mancano 20 secondi, dopodiché il panino di Camilla deve essere consegnato. A 3 minuti, come abbiamo detto. Allora, chiamiamo anche il nostro Mario Carannante, aggiungici, così proviamo, assaggiamo insieme. Allora, la cottura dell'hamburger per me è giusta. La cottura è giusta? Sì. Fai dei pezzettini piccolini, sennò diventa una tragedia, almeno per me. L'hamburger anche esternamente è ben caramellato, vedi?
Sì. Significa che la reazione di Maillard è avvenuta. Perfetto. La caramellizzazione degli zuccheri, che Mattia Poggi conosce meglio di me, che sono farmacista. Oddio ragazzi, questa è complicata, eh. L'idea del panino a che è venuta? Vorrei sapere. Ok, prendi sotto e secondo me è venuta quella signora con il vestito rosa che sta mangiando. Un po' di carta, grazie. Ragazzi. Allora. Incredibile. Ok. Fantastico. Spettacolare. Buonissimo. Veramente molto molto buono. La carne è cotta molto bene. Camilla, devi chiudere adesso. Che al morso hai preso tutto praticamente. Quindi ben stratificato. Vieni. Vai Mattia. Buono. Lo state finendo voi, ragazzi, era un assaggio, non è che vi mangiate il panino intero. È peccato. Sì, poi si butta. Ma qui si parla di sapori del sole. Allora, qui ci sono pomodorini. Tutti stanno mangiando il panino, ragazzi, è un assaggio, un morsettino piccolino. Vabbè, me lo continuo dopo allora. Ma butta lì, ma no. Cioè. Vai, assaggiamo questo. Cioè, qua andiamo a mangiare. Qui la carne, io ho notato. Oddio, ok. Allora parla prego, prima di dici due cose prima di assaggiare. Com'è se il panino? Se me lo fai vedere. Ok. Allora, la carne sembra cotta bene. Ha avuto, Camilla, un pizzico di fretta. Sì. Nel girare la carne la prima volta, secondo me. E infatti, c'è una parte più caramellata e una parte un po' più. Allora. Dietro. Infatti, vedi? L'effetto. Scusate. Che ti dicevo prima. Il mio vizietto. E poi Anna ha fatto una cosa importante, che è quella di lasciar drenare un po' la carne su un foglio di carta, che così... Il riposo. Un po' di quello riposo. Quello che dicevamo prima. Mattia, dai prima il voto tu. Allora, io penso che il panino di Anna sia cotto meglio, sicuramente. Mi è piaciuto il fatto che lo abbia tenuto più grande anche, come hamburger. E mi sono piaciute tanto le differenze tra croccantezza della salsa e poi la mozzarella. Devo dire che sono veramente indeciso, perché nonostante la cottura non fosse proprio perfetta di Camilla, i gusti forse mi sono piaciuti di più. Peperone, pomodoro, un po' di parmigiana hai messo. Forse mancava solamente un pochettino di mozzarella. Se dovessi scegliere, darei il mio voto a Camilla, però il panino di Anna era più completo e quindi lo do ad Anna. Fino all'ultimo, cioè non ci ha fatto capire niente. Io sono della sua stessa opinione, cioè nel senso che a livello gustativo mi è piaciuta molto la sua inventiva, ci ha fatto un panino veramente estivo, perché i friggitelli sono estivi, i pomodori anche, e l'ha reso veramente molto molto fresco. Però noi qua dobbiamo parlare di hamburger. E sai che dobbiamo essere un po' più severi oggi. Sì, assolutamente. Allora, sì. Se dobbiamo parlare di un hamburger che non ha difetti in quanto tale, quindi come cottura della carne, come mantenimento del pane, come stratificazione, io devo premiare Anna. Sono d'accordo con loro, però vorrei premiare lei per questa freschezza, quindi voto quello. Ok, quindi a me le belle cose, praticamente. A me le belle cose. Voi sapete, sono molto rigida su una cosa io. Sui tempi. No, sui tempi, sono molto rigida sui tempi e anche questa volta Camilla è andata in ritardo. Quindi il mio voto, nonostante sia molto buono e mi sono piaciuti i friggitelli, però secondo me era più anche succoso, insomma i succhi si erano ben distribuiti nel panino. Quindi il mio voto va ad Anna, anche se mi dispiace perché è stata con noi. Era tutta... bravissima. Esatto. Ma poi c'è un'altra cosa da aggiungere. Camilla è stata con noi, insomma, per tutta la settimana, in tutto il periodo delle registrazioni. Ci siamo affezionati, mi dispiace quasi. Guarda Ale, è un po' come è successo con te, no? Lo scorso anno ci siamo incrociati e poi ci siamo ritrovati. Un po' succede anche con le persone che incontriamo durante i nostri sapori. Beh, poi io sono irresistibile, quindi è normale che... Sì, infatti, effettivamente sì. Insomma, chi merita di solito torna sempre. Quindi grazie Camilla, bravo. Spero che tu ti sia divertita. Camilla. Assolutamente sì. Un applauso grazie mille e complimenti ad Anna, sappi che sarà
ancora più complicato domani, dopodomani, insomma, quando faremo la nostra semifinale. Quindi non mollare di un centimetro, no. Ok? Va bene, grazie. Grazie ragazzi, grazie al nostro Mario per essere stato con noi. Grazie a te che mi hai ospitato. E grazie ai nostri ragazzi, i nostri meravigliosi Mattia e Alessandro. Noi ci vediamo domani per il prossimo quarto di finale. Chissà chi si scontrerà. Vedremo, a domani. Ciao. Ciao. Questa trasmissione è stata presentata da Terra Orti, il meglio dell'ortofrutta italiana.